Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia, il videogioco dei Guardiani della Galassia che stiamo affrontando e che per ora siamo ormai a metà praticamente, siamo in vetta, abbiamo superato il capitolo 6 e dobbiamo ora solamente scendere la montagna. Dobbiamo scendere dalla montagna appunto, dobbiamo affrontare gli ultimi capitoli. Eravamo arrivati a conoscere Cosmo in quella parte precedente che era stata un po' più corta del Tenetevi, solito. cerco di ripristinare la gravità. E Cosmo ci aveva Beh, mandati qui. resteremo bloccati qui per sempre. Abbiamo per Ehi, Rocket, cos'è che l'appunto sto cercando? Drax, di dei dissapori Astartes. nel Le gruppo navi usano condotti energetici per generare dei guardiani. pseudogravità nelle camere Rocket stagne. La bestia dice un condotto e energetico. Groot se n'erano Giusto. andati. E che aspetto avrebbe? Ora Digli sono che tornati dovrebbe vedere l'energia momentaneamente, però residua sul insomma i dissapori non bidone sono rimasti, eh. e di smetterla di I fare dissapori non domande si sono errate e farci risolti. scendere da qui. Dove sono i componenti? Come sempre. L'importanza è i componenti, frega niente. Quello cos'è? Rischio elettrico, ok. Allora, È componentini. successo qualcosa di tremendo. Come l'hai capito? L'assenza di Là. gravità o la devastazione generale? Entrambi indizi innegabili. Questi? Allora, giù. Non vedo niente di utile! Ditegli che non mi va di fare il suo Aia! lavoro per lui. Usa il visore, Peter! Questa potrebbe tornare utile! Ho trovato Alimentatore, una ok. batteria! Sembra intatta! Può tornare utile! Dite a Starmer di non perderla! Non perderla, Peter Quill! Va bene. Devo metterlo là? Ok, qua vedo due condotti! Qualcuno gli dica di riattivarli! Grazie, Ciccio! Ci avviciniamo. Vai. Come sempre vi Ok, ho ricordo di lasciare un sparato bel la mi piace al batteria video, per di ora, ma non commentare succede facendomi sapere niente! cosa ne Stai pensate di questo scherzando? videogioco e della serie che sto portando, Ah, del va video bene, glielo anche, e di dico! iscrivervi al canale per non Ascolta, perdervi i Alice prossimi Lumaca! caricamenti. Dimmi che cosa Vi vedi! ricordo che anche sto portando Ci questo sono video un capo blu e due 4K con connettori ray giallo e tracing rosso. attivato, È tutto un ad grosso ultra, infatti cavolo! questo pesa Cosa un vedi? parecchio sul Pessimo mio PC momento perché non per è proprio rendermi contro! ottimizzato benissimo Ok, questo gioco sul PC. ok. Prima cosa, cerca di attaccare il cavo a un Portando anche la connettore. Ti serve solo registrazione, una diciamo botta di che il energia. PC soffre parecchio. Uno Pur avendo una qualsiasi! Non è 3080. mica fisica quantistica, scegline uno! Comincio ad Ci sto provando! Merda! Aia. Hai toccato il coso verde! Non è così! Davvero fenomenale quella! Ragazzi! Tenetevi forte! Oh, nuovo potere? Nuovo potere? L'elettricità, ok. Ah, siamo ancora senza Una gravità! cosa dovevi fare, Quill. Ho fatto esattamente. Chi erano gli sfigati rossi che stavate menando? Due idioti chiamati fratelli di sangue. Li manda Lady Elbender. Notevole, Peter Quill. Non sapevo che potessi farlo. Neanch'io. Quelle armi sono sempre più formidabili. È la seconda volta che si trasformano così. Okay. Terza. Se questa era la terza, la prima quando è stata? Quando mi hanno rapito. Quando mamma è Interruttore morta. elettrico. Continuiamo a investigare per conto del cane. Prima dobbiamo togliere di torno L'equipaggiato. questi detriti. RB. Olè. Chiamiamo Cosmo per dirgli cosa abbiamo Sì, scoperto finora? esce una notifica di Che senso Windows. una parola d'ordine? Ok. Game Pass è incluso per PC, lo so, grazie. Cioè, l'ho Ok, comprato. Groot non lo chiama finché non decidiamo una parola Infatti d'ordine. questo gioco lo sto giocando tramite Potrebbe Game Pass tornare su utile se PC. dovessimo trovarci in difficoltà. Va Sì, però bene, vorrei toglierla colpa quella di cosa. Quill. Se non te ne vai, Io Cristo. propongo. Scusate, Una tra le stelle. Ok. E aspettiamo a chiamare Cosmo finché non capiamo cosa sta succedendo. Dovremmo implementare ufficialmente l'espressione rapporto per il cane, per distinguere le informazioni pertinenti all'indagine. Sì,
Certo, come no. Rapporto per il cane. Qualcosa ha spinto i Nova Corps ad abbandonare la nave. Forse si sono licenziati. Non tutti si arrendono appena le cose si mettono male. È una frecciatina? No, era una critica mordace. Ragazzi, prendiamo Rocket, va, dobbiamo ristabilire un po' tornato, il buon umore tra i guardiani, eh. L'indagine per il cane? E scoprire se Nick e Corell stanno bene. Anche... Ok, molte cose importano. Di sotto abbiamo dei materiali. Si può uscire. Usa il corpo elettrico qua, per alimentare un altro. Sarà quello su un circuito diverso. Non puoi trasferire dell'energia. Non le ho io le pistole elettriche. Voglio colpire lì sopra? Chissà cos'altro fanno le armi di Peter. Funzionerà. Vuoi saperlo, Gamora, cos'altro fanno? Succede sempre così. L'avete sentito tutti, vero? Mi sa che dovremmo scendere dopo per recuperare quelle, quando vero? Stavo ripristinando la gravità. Lui perché non da qua non mai si può scendere. Diamine. Proprio come è successo sulla roccia. Esatto, un tentativo disperato di mantenere una posizione difensiva. Questa strettoia è ideale. Tutte queste bruciature dei blaster vengono da armi standard dei Nova. Se hanno combattuto, dove sono i cadaveri? Giusta osservazione. Ce n'erano pochi anche nell'hangar di evacuazione. Forse sono fuggiti tutti. Non ci spererei troppo, Peter. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio di Corell. Qualcuno dica a Quill. Dai, basta. Non puoi dirmelo direttamente. Ok. La tua ragazza probabilmente non ce l'ha fatta. Questa era pura cattiveria. Passaggio segreto di qua? O passaggio giusto per andare da qualche parte? Oh, dai, dimmi che trovo un collezionabile da questa parte. Rapporto per il cane, lo strano frastuono sulla nave. Materiali continua. Sempre ben accetti. Puoi segnartele mentalmente queste cose? È quello che sto facendo. Vuol dire... mi sa che di qua sto andando nella parte giusta comunque. Indaga sulla ala sopra, mi sa di sì. Andiamo dall'altra parte un secondo allora. Vai. Anche qui non si può proprio passare. Ok, perfetto. Cosa fai, Quill? Cosa stai facendo esattamente? Boh, va bene. Avrei dovuto approfittarne per mangiare su Nowhere. Niente, non si passa di qua. Allora questa era la strada giusta. Quanto niente da fare. Nessun collezionabile particolare. O forse l'avrei dovuto aprire la porta in qualche modo. Ho qualche giorno sono andato ai guardiani, quindi un po' di cose me lo sono dimenticato. Se conoscessi meglio questa bagnarola avrei potuto capire da dove è cominciata. Sai dove siamo, Gamora? Purtroppo no. I Nova non mi perdevano mai d'occhio. Avevano buoni motivi per non fidarsi. Ci risiamo? Affermavo solo che la sfiducia dimostrata dai Nova era accurata. Motiva la squadra. Questo è il periodo di motivare la squadra. Molto motivante. Dove l'hai letta questa? Ok, qua si può scendere. Dico solo che ci siamo dentro fino al collo e dovremo lavorare insieme. Fatto. Per uscirne vivi. Vamos. Mi sa che quei potenziamenti crociati indietro, cioè quei materiali crociati indietro li ho persi per sempre. Adesso ho capito perché brancolavamo nel buio. Oh, oh, oh! Guardati come sei sexy. Smettila di provarci, Rocket. È normale che sia ribaltato. Solo se vuoi sparare tutta l'energia della nave verso il soffitto. Non ha proprio senso. Deve esserci un motivo. Uno brutto. Prova la console. Possiamo usarla per reinvertire il nucleo. O deinvertire? Divertire? Rocket. La console è bloccata perché le staffe sono ritratte. Se riusciamo a farle uscire dai pannelli laterali, possiamo ribaltare il nucleo. Le staffe sono bloccate perché non c'è corrente. Possiamo accenderle a forza. Come? Cerca una batteria da qualche parte. È ora! Ci una batteria? Siamo. Di usare il misterioso potere della maschera di Peter Quill. Non c'è niente di misterioso. L'ho programmato io quell'affare. Il misterioso potere. Posso usare quello per andare su con Gamora, giusto? Deve esserci un altro macchinario lassù. Gamora, mi dai una spinta? Ma certo! Esattamente. Esattamente così. C'è qualcosa lassù! Ovviamente! Uno. Sì, ha funzionato! Sai, quelle pistole sono meglio come attrezzi da lavoro che come armi. Bel tentativo! E due dall'altra parte. Ora liberiamo l'altra!
Bene, Gamora, pensiamo alla seconda staffa. Ok. Posto, ora torna. Perfetto. Sì, non sparare su di me, però. Adesso vediamo cosa... No, oh, cacchio! Colpo elettrico. Equipaggiare il colpo elettrico, ok. I colpi elettrici rimbalzano tra i nemici vicini tra loro. I nemici raggiunti dal colpo elettrico vengono neutralizzati per un breve periodo. Ragazzi, abbiamo compagnia! Dov'è? Altri di quei pazzoidi infetti. Speravo di trovare... Allora, io vorrei usare la mia abilità. Sappiamo chi ha girato il nucleo. Ma perché? Questa. Mezzogiorno di fuoco. Dovrebbe essere mezzogiorno di fuoco questa, no? Devo farlo! Ok. Me ne occuperò io! Continuate con l'investigazione! No! Pessima idea! Squadra della morte prima di tutto! Spero di non aver combattuto con loro durante la guerra! È un atto di pietà! Ok, via! Vai Gamora! Ora posso usare di nuovo la mia abilità? Sì. Dai, quella c'è nello scudo. Che merda. Vogliono annullare i nostri progressi. Vogliono annullare i nostri progressi, va bene. Bravo Rocket. Avete notato che le scosse hanno smesso appena abbiamo allontanato il reattore dal soffitto? Dobbiamo salire là sopra e scoprire perché, per riferirlo al cane. Rocket, cosa dice quella console? Che sta a te fare gli onori di casa. Ok. Ok, tocca a me, vai. Sorpresa! È un grosso ascensore. Possiamo usarlo per andare lì sopra. Niente fichissime tutine volanti per i soldati e i meccanici Nova, mi sa, eh? Tipico. Nessuno ha più rispetto per gli ingegneri. Se ti interessa l'efficienza... Wow, razzo! Delle mosse! Ci vogliono incastrare! E altri? Altri spitati in arrivo! Bastardi! Hanno de-reinvertito il nucleo! Ci allora, vai! Reinvertirlo di nuovo! Prima li facciamo fuori! Deve essere l'ultimo modello di Nova! Finalmente! Parlano la mia lingua! Io vado! I suoi diversivi abusano della mia pazienza! Vale anche per me! Facciamolo fuori! Ragazzi, vai, adunata! Bustiamoci un po' di danni. Sono stufo di combattere con te, roditore. In battaglia sei maldestro. Maldestri e incostanti. Tu hai la delicatezza di un ariete senza cervello. Una parola, Peter Quill, farò senza cervello. Questi demoni con... Va bene. Una sola mano. Ragazzi, non litigate, siamo una squadra, dobbiamo rimanere uniti. Lascia perdere quei buffoni, facciamo a modo nostro. Non litigate, non litigate, ragazzi, dai, su via. Tutti questi insulti gratuiti. Siamo una squadra? Vogliamo gettar via le nostre vite così? Perché l'unica cosa che conta ora è farli a pezzi tutti insieme. Chi è con me? Subite la mia ira! Sì! È ora di... Vai! Sono qui per proteggere il nucleo! Allora vediamo di fermarli prima che ci riesca! Vi faccio a pezzi! E mo... Occhio! Crepa! Artiglieria pesante! È da codardi nasconderci dietro a un macchinario! Dai, quanto! Stupide corazze in corso! Dovrò affilare le spade! Crepa! Avremo tutti bisogno di riparazioni dopo questa storia! Buona fortuna con quelle mine! Ole! Quello grosso lancia mine! Drax, fateli fuori prima di svegliare tutta la nave! Abbiamo tolto energia al loro esperimento segreto! Ci credo che gli gira! Non ci batteranno con quella patetica ferraglia Nova Corps! Non sottovalutare la Nova Corps! Se le mine... C'è lo scudo di mezzo! Facciamolo fuori per primo!
Vai con mezzo giorno di fuoco, no? Y più B, dai, lo potevo fare. Y, vai. Guarda, voglio fare proprio questo io. Boom. Crepa. Togliamo quelle morse, così possiamo proseguire. Le strapperò dai loro acetaboli. Non servirà a niente, bicipiti. Ma stavolta abbiamo una sala comandi per spippolare. Ok. Un uomo in console? Oppure dobbiamo andare di lì? State attenti. Di qua infatti non si deve far nulla. Guarda, posso rimuovere le morse da qui. Bene. Però voglio potenziare un attimo i guardiani. Allora, Gamora, assalto dell'ombra, onda stordente, oppure Drax, carica cataniana, questa, ok, Groot, stretta colossale, sradicamento, potenziamo Groot, dai, ok, e poi arriveremo fino alla stretta colossale, mentre Peter Quill abbiamo già sbloccato tutto praticamente, sì. Mezzogiorno di fuoco, questo qui. C'è a fermarci. Ah, viscidi bastardi! Hanno rimescolato i circuiti e adesso non posso sganciarle. Sono stufo di queste morse. Dovremmo reindirizzare i circuiti a uno per resettare la griglia. Ecco, ti apro la porta. Dovresti riuscire a vederla usando il tuo visore. Dobbiamo andare dall'altra parte. Ok, sì. Ho il visore, adesso? Dovresti vedere la griglia elettrica sui muri. Cerca i nodi, esatto, di alimentazione. Cerco nodi elettrici illuminati. Esatto. Quando li trovi, devi elettrizzare l'interruttore nella direzione in cui dovrà passare la corrente. Gli sparo l'elettricità. Groot. Operazione ancoraggio. Io sono Groot. Usa le radici per alzare la piattaforma con me sopra. Una spinta radicale, se vogliamo. Io sono Groot. Forse un po' di più avrei dovuto farlo. Bel trucco, Groot ama rendersi utile. Sì, decisamente di più. È sempre utile. C'è una porta chiusa, puoi aprirla. Abbiamo... No, niente, qui sono tutti nascosti, gli interruttori. Là però si vede. Là l'interruttore si vede. Sarebbe tutto più rapido se avessimo anche noi dei visori. Già, se hai dei... Ok, questo cosa ha fatto esattamente? Tornadio che ti avanzano, te ne costruisco uno. Io sono Groot. No, che non ce n'è. Ne avevamo uno. Niente, solo. Questo non ha fatto cosa niente. Fatto i tuoi occhiali? È Secret. No, in teoria l'ha mandato qui sotto, no? L'ha mandato la corrente di là. Ok, l'ha mandata fino lì. Poi noi da lì, che è di qua. No, è dentro il muro. La possiamo vedere da qui magari? Sapete, di solito è sconsigliato viaggiare tra le dimensioni senza un periodo di quarantena e decompressione all'arrivo. Dobbiamo preoccuparci? Bisogna saper riconoscere i segnali. Decadimento mentale, paranoia, comportamenti aggressivi. Sollevala qui. Sì, però magari aspettami un secondo, Groot. Dai un passaggio. Io sono Groot. Allora, solleva qui. Sei quasi. Ok, poi. Io sono Groot. Sale, Groot. Buttala su. Ok. Bella lì in alto. Molto bene. Io sono Groot. Bravo, Groot. Ok. Qui abbiamo anche dei materiali nascosti. Qui dietro, però. Groot ha ragione. Dovremmo chiamare Cosmo. Qui? Posso passare io? Sì, che non serve Rocket. È colpa nostra se non possiamo procedere. La nostra missione non fallirà. Certo. Vai. Ma le nostre missioni falliscono quasi sempre. Non stavolta. Ok, materiali. Per raggiungere gli altri. Mi veniva minerali, non so per quale motivo. Sì, chi è più sveglio dei Nova Corps? Ok, e qui possiamo scendere. Idee su cosa se ne facciano di tutta quell'energia? Forse ci ricarica. Perché ho preso così tanto danno, boh, va bene. Allora, tablet elettronici e vari ammendicoli. Attiviamo. Prima è quello così. Qualcosa? Non ancora, dovrei reindirizzarne un altro paio. Ah. Così? E che ho aperto? Di là ho aperto quella porta, ok. E qui c'è un collezionabilino? Sì, vai. Costume di Rocket, Nova Corps. Groot nei Nova Corps. Ok.
Ok, e mo attivo quella non porta è così lì. Improbabile. Reclutano i propri soldati da tutti i devo far andare la corrente da questa parte. Ok. E poi quello va al ventilatore, non ci interessa, non mandiamo alla porta, giusto? Ora li vedo. Esatto. Ok, comincio a capirci qualcosa. Ah, ok, devo passarlo di qua. Vuoi fare cambio? Io sto volentieri. Cioè, devo farlo arrivare qui. O no? No, così posso fare, ok. Ho aperto la porta e reindirizzato la corrente. Ancora un po' e ti prendo come assistente. Grazie. Non è finito? Ma che serve l'ala SOAP, tra l'altro? Oltre a romperci un sacco le scatole. Serve a mantenere la pace. O a scatenare estrema violenza. L'idea è quella. Dovendo fungere da mediatore in un conflitto, fa da deterrente. Ok, devo andare anche di là. Credo che Corel sarebbe d'accordo con me. Ma di qua stessa cosa devo fare, tra l'altro, ma dai. Ma davvero? Allora, qui mi sa che posso qui passare con qualcuno. Qui la parete è indebolita. Esatto. Drax. Drax, serve un buco per arrivare alla griglia. Ne creo subito uno. Bravo. Come cazzo faccio ad andare di là? Ah, devo ecco solo sparare. Ecco uno dei nodi d'alimentazione, devo solo reindirizzarlo. Ok, reindirizzato. E mo quello va. Va fino lì però. Forse la mazza nuova sa come reindirizzare queste macchine. Mentre dall'altra parte. Era un'assassina. Mentre dall'altra parte va solo fino al. Il risultato è lo stesso. Al cosino. Al ventilatore. Quindi va bene così. Ok. Poi usiamo di nuovo Rocket. Cioè, voglio dire. Groot, serve una mano, Ciccio. Vai, spinta radicale. Io sono Groot. Bravo. È probabile che Quill torni insieme alla dama delle manette. Vai. Non è una dama. Ce l'hai fatta, Starborn. Ah, già finito qui? Ok. E sgancia le morse. Io intanto reinverto il nucleo e poi potremo finalmente proseguire. Ora dobbiamo sganciare queste? Di nuovo? Va bene. Come esattamente? Ah, devo tornare nella sala comandi. Sala comandi quindi di là. Ok. Vai. E qui dentro dovrò fare qualcosa. Esatto, qui. Vai. Le morse demordono. Bravo. Ora torna qui prima che ti abbandoniamo. Sì, vediamo fin dove arrivi senza il tuo pigiatasti. Ora che abbiamo visto quei nove infetti, siamo d'accordo che qualsiasi cosa stia succedendo non va affatto bene. Ci sono infuriati quando abbiamo rimosso la fonte d'energia. Sarà importante per i loro sforzi. Qualsiasi cosa sia, ho voglia di romperla. E poi tornare da Cosmo per la ricompensa. Ok, questo è il nostro piano. Ok. Ah, queste porte sono sigillate. Cerca un'altra via d'uscita. Ok, questo è promettente. Drax, vai, colpisci vai, Drax. Il pannello dove convergono i cavi. Fammi spazio. Bravo, Drax. Ok. Vieni in California, vedrai che bello. Ci divertiremo da matti. Cos'è stato? Oh, niente. Non tu. Devono aver ribaltato il nucleo. Si è appena riavviato qualcosa. Bene, ora siamo bloccati nell'aerazione. Bravo, Quill. Senti, so che ce l'hai con me e mi dispiace. Scusi, accettate. Questa basta? Parte mi sa di caricamento nascosto. Se non te ne fossi comunque accorta, al momento abbiamo cose un po' più importanti in ballo delle scuse di Quill. Wow! Porco razzo! Cosa stanno facendo questi cacchio di Capuna Contraxia? Cos'è questo coso, Rocket? Lo che stanno saprei facendo? Sembra che assorba qualcosa. Ha qualcosa a che fare con quei cubi? Oh, dovrei controllare da vicino. Peter Quill, siamo già stati in quest'area. Sembra quasi che la stiano accumulando. Corel non l'avrebbe mai permesso sulla sua nave. Quindi pensi che sia fuggita? Non lo so. Forse si è ritirata in ufficio.
Non ce ne andremo senza scoprire cos'è successo! Allora cos'è? Usano il raggio per caricare una specie di batteria! Porte galattiche IO standard! Separatori glass metal righeliani! Gato di Kree! Ho capito giusto un paio di parole! Mai visto nulla di simile! I valori energetici sono ovunque, ma non capisco di che energia si tratti! Ma che razzo! Parliamo qui anche a... esploso lo shuttle di quel predicatore! Sì, ma ora c'è qualcosa di diverso! Per via di quella macchina enorme! Ma te l'assicuro, Peter Quill, è qui che tu e la ragazza avete quasi perso la vita! Ma che cosa... Razzo! Rapporto per il cane! È assordante! Si deve andare avanti, in qualche modo? Rapporto per il cane, l'enorme dispositivo risucchia l'energia di Contraxia! Ricordati dei cubi di energia! Rapporto per il cane, l'energia è all'interno di strani cubi! Può andare avanti qua? Ah, lì! Groot! Groot! Dobbiamo controllare quel raggio gigante! Vuoi farci passare? Bravo, Groot! Rapporto per il cane! Questa cosa deve essere distrutta! Non sappiamo neanche cosa sia! Inoltre, rischiamo di fare a pezzi l'intera nave! Con noi a bordo! Di qua non si passa. È un vicolo cieco. Non serve assolutamente niente, niente. Dobbiamo scendere di qua. Vai! Evitiamo il raggio dell'orrore! Ottima idea! Guardiano di galassia, Quill Cosmic. L'indagine indica che Ala Oppo è chiave per mistero di galassia. Cos'è il rumore? Stiamo preparando un rapporto dettagliato. Fancubo il rapporto. Digli che la mano magica ci ha quasi uccisi. Cosmo non essere responsabile per zona di arrivo di corteccio. Procione molesto sa questo. C'è un problema sulla nave, ed è grosso. Tu dare dettagli. I Nova Corps sono impazziti. C'è stato uno scontro, ma non ci sono cadaveri. Oh, e c'è anche un cannone laser gigante. Guardiano ha trovato Centurione Corel? Non ancora. Guardiano deve trovare. Potrebbe avere risposte. Ok, Cosmo. È lei? La tua esperienza contro i centurioni sarà indispensabile, donna. Farfagliarsi! Non fallire! Vorrei scansionarla. Sì. Testi. Ok, un tablet Nova Corps con propulsione a raggio estremamente mobile. Sequenziali di tenere in movimento, cali improvvisi di temperatura possono compromettere i sistemi termici. Ok, ghiaccio praticamente. E mi ci volano! E ora che faccio? C'è tanto tempo, penserò io a finire. Vieni qui, facci colpire, cavo! Fritali! Speravo me lo chiedessi. Vai, boom! L'abbiamo disintegrato questo centurione. Ok, eccone altre. Questo punto elettricità. Poi volevo fare questo, questo e questo. Quel che sappiamo potrebbe essere quella. Serve precisione qui, ragazzi! E anche per terra! Sto realizzando tanti di quei sogni di vendetta! Non dovresti divertirti così, no? E crepa! Vai, andate ancora di sotto, va! Vai, vai! Vai, Gamora! Non ha l'aria di poter volare tanto presto. Lancia,
pazienza, Peter Quill! Bloccalo! Se lo facciamo scendere a terra, ce n'è per tutti! Allora, ghiaccio! Mi chiedevo come ce la saremmo cavata contro un centurione! I centurioni hanno sempre il passo della manica! Congelato è meglio! Tienimi fermi, Groot! Con molto piacere! Voglio sapere tutto su questa energia! Non tratterrò la mia furia! È come un possedino, non riesco ad afferrarlo! Gamora! Tagliami! Falli fuori, Drax! Speriamo che non possano rivelare... E mo lo congelo! L'ultima cosa che ci serve sono altri sciroccati! Ok, questa nave potrebbe essere l'epicentro di qualunque cosa stia accadendo. Ci serve Corella, ci servono delle risposte. Hai idea di dove potrebbe essere? Potremmo vedere nel suo ufficio. E so anche come raggiungerlo. Sai dov'è l'uscita dell'hangar? Sì, Drax l'ha vista quando siamo arrivati. Useremo il buco in cui io e Nikki siamo caduti quando la nave di Raker è esplosa. Sai, non ci hai mai detto perché sei saltato con lei, Peter. Rocket, puoi vedere dove va quel condotto? Tutto pur di uscire da qui. Tagliamo corto quel discorso, va che è meglio. Decidessi di distruggere il macchinario. Ecco qua, ho fatto la mia parte. Sì, grazie. Sappiate che non li ho bloccati. Vax, ho bisogno che sposti questo. Immagino che tu abbia un piano. In realtà no, l'ho fatto perché si poteva fare, ma non so esattamente a cosa porti. Possiamo afferrare una batteria con la gru. Ora ho capito. Sì, è questo il piano. Proprio come pensavo. Ottimo lavoro, Peter Quill. Spero solo che non generi un'esplosione. Andiamocene prima di scoprirlo. Ok, okay, via. Il tunnel è da questa parte. Per fortuna non si è fatto vivo nessuno. Rapporto per il cane, il frastuono no? L'unificatore ha rilevato un'intrusione. Dividiamoci. Li troveremo. Ecco gli altri. Veloci, ce ne sono troppi. Nel buco, saltate. Mi vuoi spiegare perché sei saltato con la ragazzina? È tra le cose più stupide che ti ho visto fare. Era così preoccupato, dovevi vederlo. Ehi, Starporn ci serviva per il capitano. Temevo che se fosse morto sarei finito di nuovo in cella. Era adorabile. Vi detesto. E da qui? Si può andare di qua? No? Ah, ok, di là. Ok, vai. Credo di aver capito come muovermi. Dobbiamo raggiungere i tunnel laggiù, dall'altra parte. Credo proprio che sia giusto. Tu credi? L'altra volta c'era un tale macello. Ci penso io se vuoi. No! Aspettate, posso andare di là? Ci sono dei materiali. Ti arrivo? Ma certo che sì. Allora, più o meno, di pochi, però insomma, questi materiali qui tutte non si buttano via su 120, no? Appunto, niente male, 120 materiali. Vai e mo andiamocene. Anche perché mi sta continuando a tremare il controller, mi sa che c'è una sorta di timer. Quindi andiamo via. Ok. Non è un pezzo della nave del culificatore? Unificatore. Quello che è. Quando ci hanno arrestati, hanno detto che Raker era stato fermato per le stesse ragioni. Non proprio le stesse. Stava rubando nella zona di quarantena. Come fai a dire che è diverso? Stavamo rubando cose diverse. Potrebbe... Nikki ha parlato di una caccia alla divinità, mi pare. Quale divinità vivrebbe nella zona di quarantena? Probabilmente una da tenere in quarantena. Tu e la tua ragazza avete fatto una caduta notevole, Peter Quill. Ma che caduta! Era un salto eroico. Gamora, riesci a darci una taglia? Penso io, Peter. Brava. Qua non c'è niente, vero? No. E mo? Per l'ennesima volta, Groot, andiamo da Corella e Nick. Ok. Concordiamo che il capitano e la ragazza siano quasi certamente morti? Corella è sopravvissuta alla guerra e ha una relazione con Peter. Scommetto che questa volta non ce l'ha fatta. Vuoi davvero scommettere sulla vita di una madre e di sua figlia? E se solo una fosse morta? Nikki è una delle ragazze più in gamba che conosco.
E Corel è una guerriera. Sono strasicuro che sono vive. Ok, ma ricorda chi ha vinto l'ultima scommessa, Quill. Ricordi la zona di quarantena? Attento laggiù, Peter Quill! Sì, rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Funzionerà. Ecco fatto. Poi Drax, qui... Credo proprio che oltre quei tubi possa esserci qualcosa. Davvero interessante, Peter Quill. Forse dovresti parlarne con l'assassino. Gamora? Gamora? Okay. Il pavimento non troverà più a uscire. Pensavo che Drax potesse distruggerli, effettivamente. Comunque cioè, non c'è traccia di Nicky. Ci metteva molto. Altro collezionabile. Costume di Gamora del Nova Corps. Ottimo. Ottimo, ottimo. Allora possiamo andare da questa parte. Allora, di là non sembra esserci nulla. Beh, di qua nemmeno, quindi si va direttamente là. Di qua nemmeno, vero? Qui dietro. No, che non c'è nulla. Vamos. Groot dice di pensare subito a un piano di fuga. Il piano è chiamare Cosmo dopo aver trovato le risposte che cerchiamo. Le risposte che cerchi tu? Peter Quill, non mi piace lo sguardo di questo robot. Desisti, sicuro? Uomo meccanico! Allora, mi ha da questa parte però ci sono dei collezionabili perché mi sa che da lì si va avanti. Parla per te, grazie. Preferisci quando spara? O forse no. Meglio sparare a chi non mi va, genio. Meglio che parlare al robottino, va. Non mi frega. Al nostro leader non posso importa. Tornare indietro? Dovremmo fingere che importi anche a noi. No, dai, non dirmi che non posso tornare indietro. Ma naturalmente. Posso tornare indietro? Ok, sì. Robottino? Rapporto per il cane. Lo fa passare? Non si arresta. Povero Contraxia. Ah, ok. Mi sembrava colpirlo. Ok. Qua mi sa di roba secondaria, comunque. Infatti ci sono dei materiali. Altro collezionabile o solo materiali? Solo materiali, però 120 materiali non si buttano via, eh. Bravo tu. It's 120 componenti non si buttano affatto via. Ok, proseguiamo con calma. E eventualmente raggiungeremo di nuovo Nicky, no? E a vista culo di tutti i guardiani. E andiamo. Lì c'è qualcosa? Nope. Però qua ci sono dei materiali ancora, eh. Lì. Dietro. Ok. 5 potenziamenti disponibili. E mo dove bisogna andare esattamente? Di qui, siete qui. Di qui, di qui. Attento, Peter Quill. Allora, okay. Gas. Non ricordo che l'ultima volta ci fosse questo gas verdastro. Forse intendi il gas verdastro letale. Tutta la nave è una trappola mortale. Di sicuro c'è un modo per liberare questi tubi. Lo spero, perché non mi infilerò mai in quel disastro. Vuoi usare la tua arma di ghiaccio, Peter Quill? O magari ami crogiolarti nel tanfo inebriante della morte. Glorioso. Fatto. Okay. Ho freddato. Ah, altro gas letale. Magari Nicky e Corel lo usano per proteggersi. Oppure, aprite le orecchie, sono già morte. Sai una cosa, amico? Stai facendo può lo darsi, stronzo effettivamente. Molto più del solito. Ovviamente non sarà mai così. Che ne dite di farla finita, tutti e due? Concordo, oppure risolvetela lottando all'ultimo sangue. Ehi, non sono io a sabotare sempre la squadra. Senti, no. Lo so, a si volte va faccio fermare questi col ghiaccio, no? Noi. Sarà per questo che ci siamo trovati. Si faceva col ghiaccio? Io non faccio pietà. Il punto è, ci tengo alla squadra. Ma ora non siamo noi a essere nei guai. E mi chiesto. Era col ghiaccio bambina che si fermava sta cosa. L'importante è che sia chiaro che fai schifo. Scusami, Cristallino. Può essere aperto utilizzando la rete locale. Allora, abbiamo nuove idee sull'aspirapolvere gigante puntato su Contraxia? Però qui non qualcuna sembra esserci niente di interessante. Andiamo giù. Niente che possiamo fare lì per prendere quei materiali.
provato sia a spararli con l'elettricità sia col ghiaccio, ma non è cambiato nulla. Fiorina Gamora, tutto tuo. Nessun problema. Sicuro che sia la strada giusta? Tenete gli occhi aperti. Sai, Peter, se Nikki e Corel fossero... Non lo sono. Dico solo di prepararsi a ogni eventualità. Non lo sono. Ok, siamo arrivati dall'altra parte, perfetto. C'è tutto questo per sta roba, davvero. Avete qualcosa da segnalare a Cosmo? Non era la strada giusta, no, quindi? Niente che valga la pena. Ancora niente su Nikki e Corella. Di fronte all'eternità della morte, i Catatiani si concentrano sulle cose concrete. Lo terrò a Ma come faccio a tornare su, però? Aspettate, eh. Che qua mi sono andato ad incastrare, un secondo. Mi serve un pannello elettrico da qualche parte. Puoi sparare. Ah, eccolo, appunto qui sopra. Però è elettrico. Ok. Perfetto, abbiamo preso quei materiali. Tutto questo giro per dei materiali non era assolutamente indispensabile come cosa, però dettagli. Da questa parte c'è qualcosa? Per qui, se non sbaglio, c'era lei, no? Chiaramente no. Questa è la sua nascondiglia. Sto indagando. Se non ricordo male. Però qui non si passa. A questo punto ecco, si va da questa parte. È la strada giusta, sicuramente. Nikki ha un rifugio segreto. Vai. Un po' più avanti. Non stavamo andando all'ufficio del capitano? Sì. Dopo aver controllato questo. Eccoci arrivati. Non rompete nulla. Per lei è un posto importante. Oh, wow! Nikki ha fatto tutto questo? Molto fico, eh? Nikki! Piccola, fatti vedere! Magari prova a essere meno spaventoso. Sono Peter! Il... pirata! Nikki! Non vogliamo ucciderti! Dobbiamo arrivare in quella stanza. Ma di là c'è qualcosa, magari? Qualcosina da prendere di nascosto, vediamo, Poi mi sa che il capitolo finisce una volta incontrata Nikki. In ogni caso il video finirà una volta incontrata Nikki. Che spero sia oltre quella porta, sinceramente. Aspettate, questo? Rocket! Vai, Rocket. Hai il corpicino da bambina. Dici che ci passi? Ritenta, Quill. Con gentilezza, Peter. Sono preoccupato per Nikki, ok? Temo che possa essere ferita o spaventata o non so cosa. Potresti per favore vedere se è lì dentro? Ecco, era così difficile. Non vedo, bambine. Ok. Abbiamo un collezionabile qui che non possiamo prendere. Ah, attento, la statuetta di Chewbacca, ok. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. No, non è di Nikki, è mio. Ci stiamo prendendo la sua roba, perché in tal caso... No, voglio dire che un tempo era davvero mio. Quill, puoi venire un attimo? È ossessionata da te. Perché ha un tuo giocattolo? È un regalo che fece a Corel quando stavamo insieme durante la guerra, un ricordino. Nessun significato strano. Questo significa qualcosa? Quanti anni ha la bambina? 12. Ha! Congratulazioni, Peter Quill. Sarai un pessimo padre. A meno che non sia morta, in quel caso non importa. Aspetta, ci hai portato qui per questo? È ovvio. La bambina ha 12 anni. Quill ha giaciuto con la madre 12 anni fa, i conti non mentono. Tu lo sapevi? Immagino... Bravo, Drax, diglielo. Il suo silenzio sbalordito indica il contrario. Ebbi la stessa reazione. Sì, ok? Sì, le date potrebbero combaciare, quindi è possibile, credo. Non è che me l'hanno insegnato a scuola. Che bell'inizio. Ok, possiamo prima capire se Corel e Nikki stanno bene? Qui non ci sono, quindi dobbiamo continuare a cercarle.
e non l'abbiamo trovata, però qui possiamo comunque finire il video perché abbiamo... Sono davvero meravigliato della sua abilità con la tecnologia. Quill, credo che non sia qui. Forse sta ancora... Questa console modificherai, non mi interessa. Non ci sono messaggi. Questo è un Predator. Magari invece questo qui è suo padre. Cacchio. Questo è collezionabile. Sembra più sfigato di te. Eccoci qua. Non vi sentite a disagio a e giocare tra le cose di Nicky? Il tavolo da lavoro. Perché a Nicky non dispiacerebbe se lo usassimo. Potenziamoci dici, un po'. Rocket? Se anche le dispiacesse, pazienza. Allora, qual è il prossimo potenziamento interessante? Questo qui. Aumenta punti salute totali del 25%. Computer. Ok. E possiamo prendere un altro così veloce? No, ok. Ci mancano ovviamente delle componenti. Congratulazioni per la paternità. C'è una strada per e appena il gioco salverà di nuovo. Sì, vedo un passaggio. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Finirò il video. Scusami, Starpa. L'ho capita. Ragazzi, possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Posso preoccuparmi anche mentre mi prendo gioco di te, Peter Quill. Lo ammetto, okay. La postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Bene. Forse Peter Quill in fondo non è il altro padre. Collezionabile. Già, sono d'accordo, non è abbastanza tonta. Unimente Xandariana. Hai preso tutto dal lato materno? Messo bagaglio, sì, che avrebbe dovuto mostrare episodio. Almeno un po' di follia. Forse è un tratto che materiale. È crescendo. Un botto di materiale Quill, giallo qui da bambino eri sveglio e sei peggiorato con l'età? Credo che ci stia ignorando. E andiamo qui. Dai, penso che sia qui a questo punto. Che ho preso con Corella e Nicky. Se ci va bene, forse stanno scendendo proprio ora. E quando mai ci va bene? Vabbè, a questo punto continuiamo. Lei penso che siamo proprio vicini alla fine. E invece no, ci hanno fregati. In effetti sembra in trovato. Solo che sto iniziando a detestare questo ok. Usiamo Rocket Drax. No, Rocket no, perché voglio usare la mia abilità per disintegrare tutti. È tutta una coincidenza. Boom, boom. No, ho sbagliato. State bene? Siete feriti? Ok, crepa. Che c'è? Ora inizi a comportarti da paparino? Stiamo bene, Peter. Sappiamo difenderci. Perfetto. Lo so, Le troveremo, tranquillo. L'ufficio di Corella e a questo è da punto qualche parte il video finisce qui. Ho visto che nell'icona in alto a destra ha salvato. Il salvataggio automatico c'è stato, quindi... Grazie per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel prossimo episodio spero che troveremo effettivamente Nicky e probabilmente finiremo anche il capitolo 7. Grazie a tutti e alla prossima. In silenzio? Penso molto meglio quando borbotto. Se questo fosse vero avresti già risolto tutti i misteri che affollano la galassia. Ehi, magari l'ho fatto.